Eccoci tornati in diretta. Allora, il presidente americano Donald Trump al centro dell'attenzione per questo slot. Ovviamente non è solo al centro dell'attenzione per le presidenziali ormai imminenti, perché ormai manca meno di un mese al 3 novembre, quando insomma, si deciderà chi sarà il futuro presidente americano, ma è nell'occhio del ciclone per ciò che, eccolo qua, compare sulla sua pagina Twitter. Stavo monitorando proprio se la sua pagina Twitter fosse ancora in essere, perché alcuni suoi messaggi, alcuni suoi tweet delle ultime ore sono state proprio censurate dai social, e mi riferisco a quelli in cui il presidente americano faceva riferimento al coronavirus. Sapete, insomma, che è stato contagiato anche lui, è uscito dall'ospedale e in qualche modo da una parte si è rivolto al popolo americano e in generale al mondo, dicendo: questa esperienza mi ha fatto conoscere maggiormente il coronavirus. Dall'altra parte però ha anche detto: non ci facciamo spaventare dal Covid, si muore di più di influenza e quindi non possiamo chiudere tutto per il Covid. Ha ribadito, insomma, la sua posizione netta. I social l'hanno censurato, ma è un'altra la notizia che oggi, insomma, anzi nelle ultime ore, ha scosso soprattutto i mercati e anche l'opinione pubblica, quella della rottura dei negoziati con i democratici sul pacchetto di aiuti proprio per stimoli all'economia statunitense nell'emergenza coronavirus. Ieri Wall Street è crollata, ma insomma c'è proprio anche timore rispetto alle prese di posizione che potrebbero arrivare ancora da Donald Trump. Cerchiamo di capire che cosa sta mettendo in atto Trump in questa ultima parte della tornata elettorale. Io saluto Alan Friedman con me per un commento sicuramente fervido e vivace. Ciao Alan, bentrovato. Buongiorno a tutti, bentrovati. Buongiorno, diciamo che oggi gli spunti non mancano per parlare di Donald Trump. Allora, io partirei, se sei d'accordo, da questa notizia più politica, cioè lui che rompe i negoziati con i democratici. Che cosa significa? È molto curioso perché per un presidente che è 16 punti dietro Biden e che vuole dare agli americani qualche motivo a rieleggerlo. Tagliare 2.000 miliardi di aiuti al ceto medio americano e a tutte le casse integrazione e togliere tutti i fondi, che vuol dire che 30-40 milioni di americani saranno senza lavoro e senza neanche un aiuto dello Stato, è quasi un suicidio politico. E c'è a Washington, pure alla Casa Bianca, una speculazione su perché Nancy Pelosi, Speaker della Camera, addirittura ha detto ieri sera: noi non capiamo, il Presidente ha detto che non vuole dare agli americani l'aiuto per salvare l'economia fino a dopo la sua vittoria, dopo il 3 novembre, mentre ieri il Presidente della Federal Reserve ha detto: se non c'è un aiuto subito, l'economia americana andrà in una recessione più pesante. Quindi Trump ha fatto una cosa politicamente autolesivo, e qualcuno, Nancy Pelosi, ha speculato che forse il suo funzionamento cognitivo, la sua testa, il suo cervello non è giusto, non è corretto, non è sano, perché ha preso steroidi, e questi steroidi che sta prendendo per la sua malattia Covid creano un senso di euforia e di onnipotenza, che era già Trump prima, ma qualcosa è storto, perché così Trump invita la sua sconfitta e rischia di essere schiacciato da Biden. Sì, anche però, appunto, con le premesse che giustamente hai ricordato tu, con il fatto che i sondaggi lo danno assolutamente indietro rispetto a Biden. Ma Dici... Wall Street, scusami, Wall Street Sì. ha votato. Wall Street quanto è giù? Voi siete le fonti TV, dammi la cifra. Ieri, Certo, Dow Jones. assolutamente, guarda, le facciamo vedere Dow Jones. immediatamente, assolutamente, le facciamo vedere immediatamente, oltre l'1% gli indici principali hanno perso, quindi guarda, li riguardiamo insieme, ti faccio la panoramica generale. Dow Jones ha perso E subito, l'1,34, eccolo qua. quanti punti era? 300, allora, l'area 27.772, punti persi 375,88. Ecco, questo è Ecco. tutto successo nel momento in cui Trump ha detto: io non intendo più dare un contributo alle imprese e alle famiglie americane. Quindi Wall Street è crollato, il capo della banca centrale, la Federal Reserve, ha detto che Trump ha torto e che bisogna assolutamente aiutare le imprese e famiglie durante la recessione, e quindi Trump, che dovrebbe farsi rieleggere, ha fatto una cosa che
non è logico, non c'è No, logica. no. E ti dirò di più, guarda Alan, giustamente, visto che tu hai riagganciato il tema dell'andamento delle contrattazioni di Wall Street, ti faccio vedere anche il Nasdaq, che ovviamente è l'indice dei titoli tecnologici che ha perso quasi il 2%. Io lo collego a questo, però dimmi tu se secondo te Facebook e è... Twitter, Facebook e Twitter. Esatto, Facebook e Twitter, ma Quando sta... il presidente ha poi attaccato Facebook e Twitter perché loro hanno cancellato i suoi tweet e post di fake news dicendo ah, Covid è meno peggio dell'influenza, cioè ovviamente Trump è in guerra con Silicon Valley. Sì, no, ma io stavo, esatto, assolutamente sì, quindi social network, ma ti dirò di più, perché tra le indiscrezioni, cose che vengono dette prima del voto, c'è anche questa, che se Biden verrà eletto, e stando ai sondaggi in questo momento lui ha la meglio, pare potrebbero essere introdotte più tasse per le aziende e gli utili delle società quotate sull'S&P 500, ma anche su i big tech, quindi le grandi aziende tecnologiche. Quindi non so se ci troviamo un collegamento anche su questo, no? Relativamente al calo dei mercati di Wall Street che è crollata, cioè la paura, ci potrebbe essere la paura, ma metto un bel punto interrogativo per la vittoria di Biden, perché sai, si dice che comunque i mercati in qualche modo scommettano sulla rielezione di Trump. Ovviamente è tutto da vedere anche questo. Allora, premessa, io sono da sempre molto critico di Trump. Ho sempre considerato Trump un newyorkese discusso, corrotto, untuoso, squilibrato e fuori legge. Quindi io sono molto negativo su Trump personalmente, non perché sono democratico, non sono democratico, ma perché Trump è una minaccia, secondo me, alla economia, perché le guerre commerciali di Trump hanno creato danni. Alla fine, quel taglio delle imposte che ha fatto per le aziende nel 2017, certo, ha dato un lift al PIL americano, ma ora io credo che se Trump viene sconfitto e lascia la Casa Bianca e c'è una stabilità politica in America e una transizione verso Biden, anche se Biden vuole alzare alcune tasse, Wall Street sarà sollevato e ci sarà un sollievo, un respiro di sollievo che Trump è stato sconfitto. Le paure di aumenti di tasse normalmente porterebbe a paura di Wall Street. Nel caso di Trump, siamo veramente messi male in America e nel mondo con Trump. È impazzito, non è più razionale. Quindi credo che Wall Street sarà più contento di avere dei professionisti, perché Biden riporterà, e a Wall Street conta questo, quelli di Goldman Sachs, quelli che hanno lavorato per Obama, quel gruppo di establishment di New York City che ha sempre fatto parte dell'amministrazione di Clinton, Obama e adesso Biden, secondo me. Peraltro stavo, sì, peraltro stavo vedendo anche immagini di Powell, perché poi quello che Trump ha detto nelle ultime ore arriva proprio, e lo hai detto anche tu in apertura, nel giorno in cui Powell sembra quasi insomma una beffa, no? Se Si è capi della Fed appellata al... dice, se il presidente della Federal Reserve dice, per favore, abbiamo urgente bisogno di questo pacco di 2.000 miliardi per aiutare le imprese e famiglie, altrimenti la recessione si peggiorerà. Se il presidente della Federal Reserve dice, e poi Trump un attimo dopo annuncia, no, solo se io vengo rieletto posso fare un aiuto, cioè cerca di ricattare il paese. Cioè, e quindi è irrazionale quello che Trump fa, non è una strategia vincente. E insieme con gli ultimi sondaggi sembra che una parte dell'America che prima era per Trump comincia a capire che il presidente non sta bene e quindi è meglio mandarlo a casa. Posso fare un attimo l'avvocato del diavolo, Alan, ma giusto Prego. per insomma, solleticare ancora di più gli appetiti rispetto a questa tornata elettorale, che nel contesto attuale, nel panorama attuale del Covid e di tutte le emergenze, diventa ancora più importante. Tu prima hai parlato di Trump che ha danneggiato l'economia americana per la guerra commerciale, che ancora ovviamente è in pending. Però gli indicatori pre-Covid dell'economia statunitense erano, come dire, positivi. A questo come rispondi? Che con i fatti che Barack Obama ha ereditato nel 2008, il crollo 2009, il crollo di Lehman Brothers e la recessione mondiale, la crisi finanziaria che ha messo anni e anni a riportare America verso la crescita,
che gli interventi di Obama hanno ripagato profitti all'Agenzia degli Introiti in America, al Tesoro, che Trump ha ereditato gli ultimi anni di una ripresa che durava 9 anni, che è un lunghissimo, cioè è andato avanti per tanti anni, che Trump ha ereditato questo, ma che la crescita, a parte di un momento di 18 mesi in cui quel taglio delle imposte del 2017 ha dato il mezzo punto percentuale in più, ultimamente stiamo viaggiando a Hi everybody. 1,5-2%, quindi non Let me è start che by la saying the crescita obvious. con Trump è, come dice lui, il migliore della storia americana. Questa è propaganda. Era buono, sufficiente, l'economia andava bene, ma non stava andando a 2,5-3% neanche. Quindi non è vero quello che Trump dice. E Biden, ricordiamo, in materia economica sarà sì propenso a aumentare le tasse per i più ricchi un po'. Sì, è vero. Ma dall'altro canto, il ritorno alla stabilità normale, la normalità, il sistema multilaterale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, un ritorno all'amicizia con l'Europa, invece di minacciare l'Europa, vogliamo essere parte della NATO. E il fatto che ci sarà un presidente normale nella Casa Bianca. Se Biden viene eletto, secondo me per Wall Street e gli investitori sarà più interessante perché implicherà stabilità. E alla fine, come sappiamo dalla politica italiana, anche in America la stabilità politica, la certezza è quello che gli imprenditori vogliono di più. Del resto, per ora, appunto, stando ai sondaggi, che non so, questa adesso una domanda potrebbe essere anche questa, in America lasciano ancora più il tempo che trovano forse, no, per il sistema elettorale, tra poco ti do la parola. Dicevo, stando ai sondaggi, proprio Biden in questo momento è avanti sulle questioni principali che stanno a cuore agli americani, la gestione della pandemia, la salute pubblica, l'eguaglianza razziale, le nomine per la Corte Suprema, la sicurezza, insomma, a livello proprio di percentuale Biden ha staccato nettamente nel gradimento e nel consenso. Se diciamo così, Trump. Quindi domanda se i sondaggi, cioè quanto va, se riusciamo a dare una percentuale di quanto possono contare i sondaggi, Alan. Però la seconda domanda, così ci avviamo anche le conclusioni, lo so che questo è complicato, ma a questo punto può diventare cruciale la presa di posizione e il dibattito che ci sarà, peraltro, tra i due aspiranti vicepresidenti a livello proprio di contenuti, di capire le due amministrazioni che direzione prenderanno nei fatti? Hai detto bene, Emanuela, questi sono gli elementi. Sicuramente i sondaggi, non bisogna mai affidarsi ai sondaggi del tutto, perché come sappiamo tutti erano sbagliati 4 anni fa. È vero anche che Biden ha una distanza netto è più forte, più solido di Hillary 4 anni fa, quindi io comincio a credere che c'è la possibilità che avrà una vittoria schiacciante. Poi c'è la questione di Trump, se lui accetterà il risultato, evidentemente sta preparando di fare querela legale, di mandare i suoi squadristi per le strade, sta minacciando la violenza, le cose incredibili. Sul dibattito di stasera, fra senatrice Kamala Harris, vice di Biden, e Mike Pence, vice di Trump, c'è molto attesa in America e nel mondo, perché stasera, in teoria, quello che io prevederei è che senatrice Kamala Harris distruggerà Mike Pence, perché Mike Pence è legnoso, lento, omofobico, anti-gay, anti-minoranza, anti-donna, misogino, è proprio uno delle destre sociali di Indiana, del mezzo di America, mentre Kamala Harris è California, vivace, energia, molto più veloce con la battuta che conterà in questo dibattito. E secondo me Mike Pence sarà annientato, poi vediamo, ma quanto può importare? Molto, perché tutti sanno che Joe Biden con 77-78 anni forse non completerà tutti i 4 anni del mandato se eletto, o forse sicuramente non sarà rieletto perché cederebbe a Kamala Harris. E se Trump con la malattia Covid sta male o peggio, speriamo di no, speriamo una guarigione, pronta guarigione, anche se sono in disaccordo con lui politicamente, speriamo nella sua guarigione, ma può essere chiave stasera il dibattito fra Pence
Harris, e secondo me vince Harris. Ok, peraltro si dice anche che in caso di vittoria di Joe Biden, Kamala Harris possa subentrare a un certo punto del mandato. Insomma, la Esatto, è mate. possibile anche questo. Quindi stasera potremo vedere, lo so che è all'una, due di notte, quindi in Italia non è utile, in Europa, ma domani mattina la CNN lo manda alle 9 di mattina, se qualcuno vuol vederlo, il dibattito in orario europeo. E secondo me vince Kamala Harris, e Kamala Harris potrebbe essere la prima presidentessa degli Stati Uniti dopo Biden, se Biden vince. Ecco, ci prenderemo un po' di caffè per assistere al dibattito questa sera, che appunto potrebbe diventare cruciale. In 30 secondi, perché poi ti saluto, Alan, c'è un amico che dice: ma middle class e conservatori si fidano dei Dem? Rispondiamo. La risposta è alcuni sì, e alcuni no. Quelli sì ci sono già. Quelli che non si fidano dei Dem hanno una specie di disgusto, un rigurgito contro Trump, veramente un sacco di repubblicani, anche moderati, che normalmente sono in disaccordo con Biden, che sanno che Biden aumenterà le tasse, comunque stanno dicendo, persone famose, io voto Biden lo stesso perché il presidente è un squilibrato. Questa è la situazione oggi in America. Alan, allora tocca riaggiornarci, insomma, strada facendo durante questa Con scalata alle piacere. presidenziali. Ci risentiamo nei prossimi giorni. Grazie Alan Friedman Volentieri. e buon Grazie a voi. lavoro. Grazie.